Ogni anno centinaia di turisti appassionati di avventura volano al confine tra la Cina e il Nepal per scalare l'Everest, la vetta più alta del pianeta. Sulla montagna, però, non ci sono solo rocce e neve, ma anche tante cose che forse sarebbe stato meglio lasciare in pace. Amazing! Woohoo! Uomo delle nevi. L'altitudine elevata e le temperature gelide rendono il Monte Everest uno dei luoghi più inospitali del pianeta. O almeno così credono le persone che ogni anno decidono di provare ad arrampicarsi fino alla vetta. Eric Shipton, che si è avventurato verso la cima nel 1951, si aspettava un sentiero disabitato ed è rimasto sconvolto quando si è imbattuto in un'impronta gigantesca nella neve fresca che ricopriva il costone. Non era un'orma umana. Quindi Shipton l'ha fotografata e al ritorno l'ha condivisa col mondo intero alla ricerca di risposte. Molti hanno ipotizzato che l'impronta appartenesse all'abominevole Uomo delle Nevi, una creatura mitologica dalle sembianze di primate, che si nasconderebbe sulle montagne più isolate. Dopo la sua esperienza, tante persone hanno affermato di aver intravisto lo Yeti durante le arrampicate. Alcuni hanno portato come prova delle ciocche di peli bianchi che, secondo gli esperti, non appartengono a nessun animale esistente. Fossili marini. Tetto del mondo, dio del cielo. Il Monte Everest ha ricevuto diversi soprannomi nel corso degli anni. La sua vetta si staglia ad 8.800 metri di altitudine ed è il punto più alto del pianeta. Sulla cima dell'Himalaya il terreno è arido, l'aria è rarefatta e la temperatura è gelida. L'Everest dista centinaia di chilometri dal mare più vicino e ovviamente non si è mai spostato nel tempo, motivo per cui gli scienziati sono rimasti stupiti quando hanno rinvenuto numerosi fossili di animali marini in diversi punti della catena dell'Himalaya. È difficile immaginare che la vetta più alta del mondo fosse un tempo sommersa dall'acqua, mentre alcuni hanno portato a testimonianza la storia biblica di Noè e dell'inondazione divina, gli scienziati della NASA hanno dichiarato che i fossili dimostrano la teoria scientifica dello spostamento delle placche tettoniche, che nel corso dei millenni si sono scontrate ripetutamente facendo emergere dall'acqua gran parte di quella che oggi chiamiamo Terra. Tar. Se guardando questo animale non riuscite a capire di che specie si tratta, è perché sicuramente non avete mai visto uno prima. Il tar himalayano è una delle creature più strane del pianeta. Sembra un incrocio tra un leone e un ariete, con un manto principesco che noi non saremmo in grado di ottenere neanche facendo il bagno nel balsamo. Tantissimi amanti degli animali restano a bocca aperta di fronte al tar, che è considerato una delle creature più sfuggenti sulla faccia della Terra. Vive soltanto in cima alle montagne della catena dell'Himalaya, da cui prende il nome, e non scende mai a bassa quota. Il pelo, però, non è la caratteristica più impressionante di questo animale misterioso. Tra tutte le creature che risiedono sulle vette montane, il tar è senza dubbio il più impressionante, perché nel corso del tempo si è adattato al suo habitat inospitale con corna e zoccoli che lo facilitano nell'arrampicata lungo i ripidi versanti dell'Everest. Chissà quanti avventurieri lo invidiano. Rainbow Valley. La valle arcobaleno si trova al di sotto del costone settentrionale del Monte Everest e, nonostante il nome vivace, nasconde un segreto che non ha niente di piacevole. L'intera area è ricoperta dai resti ormai congelati degli escursionisti che hanno fallito nell'arrampicata e non sono riusciti a scendere. Il nome deriva dal fatto che ciascun corpo indossa ancora i vestiti. Giacconi blu, cappelli rossi e sciarpe verdi trasformano una landa sconfinata in una tavolozza di colori dal sapore amaro. Oltre ai corpi nella valle, si possono notare anche le tende ormai vuote, gli zaini e le bombole d'ossigeno utilizzate, che ricordano agli avventurieri in salita quanto è spietata la vita in montagna. È troppo rischioso picconare la montagna gelata per recuperare le salme, che quindi sono destinate a restare per sempre sull'Everest. Fantasmi. Nel corso degli anni, i sentieri che portano alla vetta dell'Everest hanno fatto da sfondo alle apparizioni di numerosi fantasmi. Secondo gli scalatori, è facile intravedere degli esseri soprannaturali nella nebbia gelida che contraddistingue il monte. Il primo avvistamento risale al 1980, quando un famoso escursionista italiano, Reinhold Messner, ha dichiarato di aver scalato la vetta insieme ad un fantasma che lo ha incoraggiato a non arrendersi nonostante fosse sprovvisto di bombole di ossigeno. Nel 2004 lo sherpa Pemba Dorje ha affermato invece di aver intravisto due ombre nere durante un'arrampicata di gruppo. Le sagome avevano le mani giunte come se stessero pregando.
Alcuni sostengono che i fantasmi appartengano alle centinaia di salme rimaste intrappolate nella Valle Arcobaleno e sarebbero costrette a vagare per l'eternità lungo la catena dell'Himalaya, senza mai trovare pace, perché non hanno ricevuto una degna sepoltura. UFO. A proposito di scoperte misteriose, dopo i fantasmi abbiamo gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Finora nessuno ha mai rinvenuto una navicella aliena sull'Everest, ma un oggetto misterioso è stato filmato mentre sorvolava la vetta. David Bridgers, escursionista e produttore cinematografico, ha realizzato una foto della montagna da 2 miliardi di pixel. Quando l'immagine è stata caricata su un computer, ha rivelato la bellezza dell'Himalaya, ma anche un oggetto che sembra provenire da un pianeta completamente diverso. Bridgers ha assicurato che non si trattava né di un drone né di un uccello, e senza dubbio non era un aereo, perché i velivoli non sono autorizzati a sorvolare il Monte Everest. Allora che cos'era? Decidete voi. Vegetazione. Nel gennaio 2020, degli scienziati che stavano studiando l'ecosistema himalayano hanno dichiarato di aver trovato erba e arbusti in cima all'Everest. In altre circostanze sarebbe una buona notizia, ma sulla vetta della montagna più alta del mondo è una catastrofe naturale. In questo ecosistema, che si conferma uno dei più gelidi al mondo, la presenza di vegetazione è allarmante per gli esperti, perché conferma la minaccia sempre più reale del surriscaldamento globale. Gli scienziati hanno usato delle immagini estrapolate dai satelliti per monitorare la velocità della crescita della vegetazione e hanno rivelato un risultato peggiore del previsto. Oggi, infatti, l'erba ricopre un'area 15 volte più estesa di quella che un tempo era una distesa di ghiaccio e neve. In pochi anni, la montagna più alta del pianeta potrebbe essere ricoperta di alberi e molte specie animali potrebbero perdere la loro casa per via dei cambiamenti climatici. Microplastiche. Come se l'aumento delle temperature e la crescita della vegetazione non fossero abbastanza, gli scienziati hanno segnalato la presenza di un altro elemento che potrebbe portare alla scomparsa del Monte Everest che conosciamo oggi. Per questo però non possiamo incolpare la natura. Nel 2019 gli scienziati hanno scoperto un'enorme quantità di microplastiche lungo il costone della montagna. La loro presenza è legittimata dalla grande quantità di scalatori che ogni anno adoperano l'equipaggiamento tecnico per raggiungere la vetta. È stata infatti definita la discarica più alta del mondo. Sull'Everest c'è di tutto, dalle tende rotte alle bombole di ossigeno vuote, passando per picconi spuntati. È possibile che una parte dei rifiuti sia stata spinta nelle valli dell'Everest dai forti venti che soffiano sull'Himalaya. Ma i principali colpevoli rimangono gli escursionisti, che con la loro maleducazione stanno distruggendo l'ecosistema. Rifiuti umani. Scendiamo ancora un gradino più in basso nella scala delle presenze spiacevoli in cima al Monte Everest, per parlarvi dell'elemento che in assoluto spopola tra i sentieri della catena. Le feci umane. È un'immagine disgustosa, assurda, quasi impossibile da accettare, ma è reale. Sembra che l'Everest sia una fonte di ispirazione per diversi escursionisti affetti da stitichezza, al punto tale che il governo del Nepal ha dichiarato che le feci sono il rifiuto più problematico per l'ecosistema himalayano. Secondo le stime, quasi 8.000 kg di rifiuti umani sono sparsi per i sentieri di montagna e, oltre ad emanare un olezzo terrificante, inquinano le falde acquifere che scorrono a valle. Praticamente l'Everest si sta trasformando in una discarica a cielo aperto e nessuno sembra farci caso. Improvvisamente la nostra voglia di arrampicarci in cima alla vetta più alta del mondo ha raggiunto livelli abissali. Alieno. Stavolta non parliamo di presenze spiacevoli, ma semplicemente inquietanti. Dopo l'avvistamento di un UFO, passiamo a conoscere il probabile proprietario della navicella spaziale, ovvero un alieno immortalato in un punto imprecisato della montagna. Stando alle teorie avanzate in seguito alla condivisione di questo video, dopo essere stato catturato, l'extraterrestre sarebbe stato portato in un laboratorio simile all'Area 51 americana per condurre degli esperimenti. Il filmato ha fatto il giro del web e generato reazioni contrastanti tra la popolazione. Ma dopo aver svolto delle ricerche separate, siamo giunti alla conclusione che si tratta semplicemente di un video decontestualizzato. La scena infatti è stata estrapolata dal film Independence Day, che parla appunto di un'invasione di alieni sulla Terra. Questo significa che le immagini sono tutto il frutto degli effetti speciali di Hollywood. Il filmato però era talmente convincente che abbiamo deciso di mostrarvelo lo stesso. Ci perdonate? Questo alieno non era reale, ma questo non significa che l'Everest non possa sorprenderci con i suoi segreti nascosti tra la neve.
A voi piacerebbe provare a scalare la vetta più alta del mondo? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.